È terminato un anno, tempo di bilanci, ed è stato sicuramente un anno positivo, un anno dedicato alla transizione verso la normalità, un obiettivo politico che stiamo perseguendo, che però è stato un anno comunque lo stesso complicato per il fatto che abbiamo gestito la didattica in presenza per tutto l'anno, quindi tutti i ragazzi e le ragazze sono andate a scuola tutto l'anno scolastico, e anche una didattica a distanza per quanto riguarda ovviamente i casi di positività. Ritorno alla normalità, partiamo con i soggiorni invernali, quindi percorsi trimestrali per le quarte superiori, appunto col prossimo anno scolastico, e un obiettivo che ci poniamo è quello di garantire la presenza senza mascherine. Quindi abbiamo già parlato anche con il ministro Bianchi, cercheremo di far riconoscere un'autonomia anche regionale, quindi una peculiarità in base alle regioni e quindi alle province, e se il caso potremo anche decidere di inserire questi test in autosomministrazione, quindi una garanzia in più, ma per far andare i nostri ragazzi e le nostre ragazze in classe in completa libertà.